quotidiano, quella di oggi, e mi sembra che insomma ribadisca una posizione diversa da quella sicuramente dei contiani, per usare questa parola. Lei pensa che abbia ragione, ha ragione Crimi? Io ripeto, c'è questo catalogare in contiani, ancora io all'interno del Movimento 5 Stelle non lo sono riuscito a trovare Però chi Lina sono Palmerini ha detto la questi. maggioranza è per un'alleanza strutturale in Ma Parlamento con il Parlamento, Parlamento, sì. probabilmente la maggioranza all'interno dei gruppi parlamentari è dell'idea di continuare con questo governo, che è diverso rispetto a parlare di un'alleanza È un strutturale. Poi governo ricordiamo. metafisico dove non c'è il No, Partito Democratico, che è un'entità è un governo, spirituale, Palmerini, è un in governo effetti. in cui ci sono delle cose importanti da fare, alcune sono state fatte, alcune devono essere fatte e va bene andare avanti, ma da qui a parlare di alleanza strutturale siamo lontani. E comunque quando si parla dei gruppi parlamentari non si parla della rappresentanza dell'intero Movimento 5 Stelle, ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha centinaia di consiglieri comunali, di consiglieri regionali, di attivisti sul territorio che valgono tanto quanto quelli che sono finiti nel Parlamento con le elezioni politiche, quindi comunque il discorso e il dibattito è molto più ampio che soltanto nei gruppi parlamentari. Io ripeto, perché si fa un gran parlare del bipolarismo, io sono assolutamente contrario a questa logica, ma più che altro perché l'abbiamo già vissuto in Italia. Un bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra ha portato entrambe le fazioni a difendersi a vicenda, difendersi i privilegi, non fare leggi coraggiose. Abbiamo aspettato per anni e anni che il centrosinistra facesse una legge contro il conflitto di interesse, una legge Mi sa anticorruzione, che sono però. tutte cose. Sono Sì. tutte cose che non sono state fatte. La presenza di un elemento disturbatore, di un elemento diverso come il Movimento 5 Stelle, garantisce agli italiani che vengano fatte delle cose coraggiose, così come sono state fatte finora e così come abbiamo in agenda. Io voglio parlare di fatti, perché poco fa Righetti ha detto delle cose. Allora, piuttosto che rimanere alle chiacchiere, perché anche Calenda, che è stato ministro dello sviluppo economico prima di Di Maio, aveva detto tante belle cose con un pathos comunicativo straordinario. Il mio collega di commissione sicuramente ce l'ha, ma non mi sembra che abbia risolto nulla, a parte i grandi tappeti rossi. Parlando di fatti, in questo momento storico l'Italia ha il minor tasso di disoccupazione dal 1977, il maggior numero di occupati, il maggior numero No. di occupati stabili e il dato con la Beh. freccia in basso che riguarda la povertà. Allora, sulla base dei numeri, dei dati Istat, noi possiamo valutare se l'azione, se determinate norme che ha introdotto il Movimento 5 Stelle abbiano un effetto positivo o negativo. Abbiamo fatto per la prima volta una legge organica contro la corruzione, stiamo lavorando sulla legge conflitto di Va interessi. bene, la Vogliamo modalità portare elenco, quando parliamo. d'accordo, Però è chiara la sua no, posizione, abbiamo levo l'elenco però levo l'elenco e parlo di una cosa sul Partito Democratico, dato che porta sempre lì la domanda. Allora, se il Movimento 5 Stelle spinge il Partito Democratico a fare quello che non ha mai fatto, quindi legge contro la corruzione, legge contro il conflitto di interesse, taglio ai grandi privilegi e ai grandi privilegiati di questo Stato, e allora va bene stare con loro. Però siamo noi che dobbiamo dettargli l'agenda, non andare Ecco, dietro questo mi sembra. Oh, a quello che è il siamo arrivati al racconto mediatico. punto, i Questo è il rapporti di tema. forza, siamo arrivati al punto dei rapporti di forza e vedere se è Altrimenti ancora loro non così. lo fanno, Perché non lo fanno, altrimenti, questa è ma la perché verità, perché altrimenti, l'hanno già dimostrato, posso hanno già dirle, dimostrato che non le ma fanno perché, ma queste cose. per avere questi rapporti di forza dall'una e dall'altra parte ci deve essere qualcuno che dice se non fate come dico io, rompo e si va al voto. Siccome questa frase non la può dire nessuno e non la dirà nessuno, non lo so che succede. Righetti. Succede Però che le cose si stanno facendo. vediamo dopo questo voto in Emilia-Romagna che ragionamento sulla legge elettorale si farà, che è quello che ci dirà quanto questa alleanza può avere una prospettiva sul dopo oppure no. E ovviamente prendiamo il discorso che ha appena fatto Corrao e lo mandiamo in loop a tutti gli elettori del PD che devono sapere che grazie al Movimento 5 Stelle, un partito che non si è mai occupato di corruzione, di conflitto di interessi, di privilegi, adesso finalmente lo fa, siamo all'umiliazione dei Ma democratici è la italiani. Chi verità, è stanco può è la guardare ad verità. Azione e a chi dice che Corrao sta a Bruxelles, il Movimento 5 Stelle sta all'opposizione, come sta in Emilia-Romagna, e quando Righetti, la governiamo, verità. governiamo guardando i problemi del paese. Chi è Facciamo le stanco cose di buone questa per gli italiani. retorica ha questa Ma io chiamo. maggioranza, chi ne Sì, vuole un momento contro un Corrao altro può perché. venire Allora, all'azione. volevo però. Perché Va ovviamente non bene, si però. possono continuare a Però, fare scusi queste cose. Corrao, un momento.